Ciao a tutti amici miei e benvenuti nell'ottava parte della pulizia, trimmerino e metto il trimmerino anche per modificare la velocità della ventola del nostro amico utente Nicola che mi ha spedito, che ringrazio tantissimo, che mi ha spedito la PlayStation 4 Pro. Sulla Pro, questa è la Pro però, che non ho mai fatto, infatti chi ha riconosciuto già la scheda e tutto, diciamo, la cosa, sa che è la Pro. Infatti in questo caso, a parte si vede che comunque sia più spessa, più alta, comunque si nota. E perché questo? Perché la Play funziona bene, però l'utente dice: ma gli voglio dare una bella pulizia, modificare la ventola e una bella pulita e cambio pasta termica perché ci voleva. In questo caso ho fatto vedere nelle altre parti come fare il tutto. Adesso andremo a posizionare subito la pasta termica sulle RAM, quindi molto importante. Quindi la pasta termica lo so che me l'hanno detto in tantissimi, dice: sei l'unico che la mette, ragazzi, non fa mai male. Non fa mai male, la pasta termica sta bene dappertutto. Quindi, come si dice in cucina, non mi ricordo, perché dice, sta bene su tutto, è anche qui. Quindi la pasta termica dissipa il calore dove c'è da dissipare il calore, quella è la funzione sua. Quindi aiuta molto a dissipare il calore. Quindi mettiamola sul... appoggiamola poco qui e mettiamola sulle RAM. Allora, benissimo. Prendiamo un pochino, sulle RAM non ne va tantissima, quindi mettiamocela, eccola qui, perfetto, vedete? Eccola qui. Perché questo? Perché aiuta tantissimo a dissipare, aiuta tantissimo, che la fabbrica non lo fa, ma mette i pad termici, ma i pad termici però non sono completamente lisci, pari, ma sono, come si dice, un po' bruzzolosi, un po' deformati, un po' ci sono dei buchi, cioè, se vi faccio vedere i pad termici quando li tolgo, e comunque sia aiuta molto questa pasta a riempire quei buchini, quindi a dissipare meglio. Benissimo. Allora, in questo caso qui sotto non c'è io, facciamo così, ecco, benissimo. Ok, mettiamoci su tutte le RAM, quindi sono 8 RAM. Non vi preoccupate che meglio metterla, eh? Qui l'angolino non mi c'entra il dito, ma ecco, per forza, benissimo. Ok. Comunque non andrà tutto il pad termico su tutta la RAM, però diciamo che se è sparsa un po' dappertutto, aiuta un pochino a dissipare il calore un po' dappertutto. Ecco qui, questa è la settima. E l'ottava RAM molto delicatamente, ok, perfetto. Qui non serve proprio completamente, diciamo, coprirlo il nero, perché? Perché qui è soltanto per far tenere i pad termici e per dissipare, quindi sulla RAM non serve moltissima, perché è soltanto per che altro tiene, oltre a tenere fermi i pad termici, ma riempie qualche buchetto, qualcosa che si sia formato nel pad termico. Ok, adesso per il momento lo chiudiamo, e perché poi andrà anche dalla parte opposta, quindi poi andrà messo anche qui, quindi anche qui andrà messa la pasta dissipatrice, non solo lì, da entrambi i lati va messa. Adesso andiamo a prendere i pad termici, quelli più buoni, in questo caso quelli un po' più larghi. Ok. Prendiamo il pad termico e posizionandolo esattamente al centro. Quindi, ecco, io faccio con il dito, vedete, schiaccio un pochino con il dito in modo che, ecco, esatto, perché in modo che si appiccica bene, non si può muovere. Prendiamo un altro pad termico, questi più grandi, perché ripeto, quelli che hanno messo all'inizio, lasciamo stare, ma non voglio essere volgare, ma diciamo soltanto che fanno schifo e basta, va. Ok, perfetto. Vedete che sono più grandi, guardate la differenza, guardate. Vi faccio vedere soltanto la differenza, eh. Ecco, ho fatto vedere lì, guardate. Non fa niente perché... Però guardate la differenza. Che differenza, guardate. Okay, questo cosa deve fare? Tra un po' non lo mettete, se non lo mettono affatto, lo fanno prima. È più bella figura, dice. Allora, in questo caso andremo a prendere l'altro pad termico, quindi prendiamoli tutti molto delicatamente, vi ripeto, perché questi pad termici
si spezzano facilmente. Io ho addirittura dei pad termici universali che posso ricrearli. Ad esempio, adesso vi faccio vedere, vedete? E li posizioniamo. Guardate, io ho questi pad termici qui che sono universali. Guardate quanto sono spessi. Questi li ho recuperati, guardate, molto spesso, è più di un centimetro. Vedete? Sono pad termici, vedete? Quindi posso segarli, tagliarli come voglio, posso fare quello che voglio. Ci sono da così fini, che sono quelli proprio da un decimo di millimetro, ma non so quant'è, ma molto molto piccolo, che però è per i transistor, per il MOSFET, e vedete? E questi grandi che possiamo tagliare come vogliamo. Eccoli qui, vedete? Questi sono universali, sono molto, il tatto sono molto freddi, li tagliamo come vogliamo, vedete? Quindi li ho anche universali per i pad, certo bisogna avere il macchinario perché altrimenti tagliati precisi, perché se vengono deformati, poi o fanno troppo spessore, o ne fanno poco, non vanno pari, meglio gli originali, però volendo possiamo ricrearli, quindi posso addirittura ricrearli, non è un problema. Quelli li ho recuperati dai televisori, sono montati sui vecchi televisori, diciamo vecchi tra virgolette, ma sono sempre piatti, ma non sono quelli a tubo, ma una volta l'ho recuperati da lì, dai processori che scaldavano magari di più o che li facevano con il buon senso prima, almeno le cose erano fatte con buon senso. Adesso sono fatte tanto per venderle. Allora, eccolo qui l'altro pad termico, vedete piano piano, molto delicatamente, li prendo molto delicatamente perché sono... Chi ci ha trattato con queste cose lo sa, sono molto ma molto delicati. Eccoli qui. Vedete? Cerchiamo che ce ne sia al centro preciso. Adesso ve lo faccio vedere, ripeto, nello specifico, ma poi perché su questo modello io non l'ho mai fatti, mai, non ho mai fatto il tutorial, diciamo, su questo modello qui sulla prova. Eccolo qui, e poi andremo a prendere gli altri due che si sono addirittura appiccicati l'uno con l'altro. Speriamo bene, perché vedete come si attaccano uno con l'altro. Poi per dividerli bisogna fare piano, perché questi pad si strappano se tu li tiri. Allora, un attimino, ragazzi, che non vi faccio perdere tempo, quindi fermerò un attimino per staccarli, eh. Ok, li ho staccati, scusate, non vi faccio vedere il tempo, cioè non faccio perdere molto tempo. Cerco di... Già io chiacchiero, parlo e... Vabbè, perché voglio spiegare meglio al meglio in modo che tutti riescano a capire bene. Però ci si mette anche questa, allora mettiamo anche l'altro pad termico. Perfetto. E alla fine l'ultimo pad termico. Vedete come... Deve essere un'operazione quasi chirurgica, come dicevo, delicatamente, senza fretta. Perfetto, ecco come vanno posizionati. Questo è il vero posizionamento, messi precisi. Adesso andremo a mettere però anche la pasta di siparice qui prima di mettere tutte le viti. Quindi cosa faremo noi? Metteremo, siccome non abbiamo la forma molto precisa, diciamo, andremo a spargerla un po' dappertutto, quindi un pochino. Quindi cosa faremo? Facciamo così, tolgo un attimino questo così ve lo faccio vedere proprio qui, eh. Questo è già pronto. E mettiamo la placchetta in metallo e andremo a mettere su tutti gli 8 puntini, ci sono dei puntini, come vedete. Allora, se lo usate spesso la pasta non serve mescolarla, cioè se la state usando, diciamo, da... spesso ora per fare i movimenti, cioè che la usate spesso, che dovete mettere parecchia pasta, non serve mescolarla sempre, se no, se vedete che è un po' che non la usate, passa un'oretta, un qualcosa, rimescolate un pochettino che non fa mai male, vedete? In questo caso, questa pasta termica è molto molto buona, eh? Allora, andiamo a prenderlo sempre e andiamo a spargerlo, vedete? È molto facile, dove sono i puntini? Quindi dove sono i puntini ci mettiamo la pasta termica. Quindi molto molto semplice. Mettetela un po' di più, ecco, in modo che, ecco, recuperatela, perché tanto non serve, ripeto, qui non serve tantissima. Ok? Questa aiuta, diciamo, un po' a dissipare, non è che... Benissimo. Quindi da questa parte mettetela sempre. E adesso mancano queste tre piazzoline qui, perché qui non posso regolarmi quanto
dove sono le piazzoline. Poi vedete, qui addirittura c'è la forma, un po', vabbè, lasciamo stare, ragazzi, va. E questa non è conduttiva assolutamente, perché più di qualcuno mi ha chiesto, cioè, ma è conduttiva? No, questa non è conduttiva, quindi se va sui condensatori non conduce assolutamente. Cioè, ho fatto la prova con il tester pure, non ha resistenze, non crea niente. Quindi molto molto buona, molto buona. Benissimo. Messa. Ecco, messiamo qualcuno. Benissimo. La pasta termica è messa anche qui. Adesso andremo proprio a posizionarla, quindi sopra. Questa sarebbe, funge anche da schermatura per il processore, perché comunque sia, calcolate ragazzi che è un processore che gira ad esempio a 2 GHz, cioè il clock, quindi apposta si chiama clock perché poi gira, no? Quindi che gira, che vada a 2 GHz, il router va a 2,4 ragazzi. Manda delle onde elettromagnetiche, infatti chi ce l'ha vicino al comodino allontanatelo subito, perché 10 anni, 5 anni, 10 anni che uno ha vicino il router alla testa, non so poi come diventerai un pesce, per dire, per fare un esempio, cioè ti trasformi tipo i cosi, l'X-Men, cioè, quindi attenzione che è molto molto pericoloso. È un microonde sempre aperto, è come se prendi il microonde e lo apri, stessa cosa. Quindi ce l'hai sulla testa però. Quindi molto importante. In questo caso, ecco, togliamo tutto. In questo caso anche il processore andrebbe, lo schermano più che altro, ma a parte per le onde esterne e altre cose, ma per dissipare, ma anche per schermarlo, perché in modo che funzioni al 100%. Ora mettiamo subito la placchetta in metallo, quindi la schermatura sopra, andiamo a mettere il tutto. Posizioniamola in questo modo. Eccola qui, ve la avvicino così la vedete. Benissimo, e adesso andremo a posizionare la placchetta. Vedete, ho messo sia nei pad, qui non l'ho messa la pasta, sapete perché non la metto in questo modo? Perché vi ripeto, se, già l'ho detto in qualche altra parte, la metto dalla parte opposta perché? Perché se provate adesso a metterla qui, il pad termico non andrà dove vuole e è molto difficile, magari vi rimarrà attaccato nella mano, vi si toglie, cioè, allora si mette dall'altra parte, tanto è la stessa cosa. Ok? Quindi in questo caso andremo a vedere, è obbligata, non potete sbagliare perché vedete qui è obbligata, qui c'è un taglio, quindi non la potete mettere inversa. Faremo questa piccola, eccola qua. Benissimo, perfetto, fantastico. Eccoli, i pad termici ora stanno toccando esattamente tutti. Ecco le viti, prepariamoci tutte le viti che sono un botto, quindi dico solo che sono parecchie. E andiamo allora, le prime due. Io vi consiglio le prime due di non stringerle a morte, anche perché posizionate le altre. Quindi, se possibile, mettete, avvitatele tutte, ma senza stringerle per il momento, perché a morte, perché magari c'è qualche vite che poi va fuori centro, dovete spostare la placchetta in metallo e non riuscite. Quindi fate in questo modo, ma non la stringete a morte, posizionandole tutte. Sono tantissime quelle viti, eh. Ce ne sono, vedete, tantissime, molte video, le ho segnate tutte per ricordarmi comunque sia dove vanno, perché può sfuggire qualche vite, altrimenti fate come l'orefice, che vi avanzano le viti. Ok, perfetto, quindi queste tre mettiamole qui che sono di altre viti, benissimo, perfetto. Allora, le viti sono tutte piazzate, quindi una, due, li controlliamo insieme. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Benissimo. Adesso stringiamole a morte, quindi ora possiamo stringerle bene. Così i pad termici, eccola qua, una, tocchino, benissimo, due, tre, quattro. Stringiamo bene, benissimo. Ok, perfetto, tutte le viti sono strette a morte, quindi anche la placchetta sopra, quindi in metallo, quindi anche diciamo per i pad termici, è stata posizionata. Il connettorino non lo metterò ancora perché mi servirà, vi ripeto, per fare la modifica del trim, quindi lo mettiamo alla fine. Ragazzi, siamo arrivati a 14 minuti, io farò una nona parte e ci vediamo nella nona parte. Ciao!